Poracci, dai, Growl era impossibile, tanto che l'unico che l'ha scritto bene è stato Brusil. Facile vincere quando sei l'unico concorrente. La risposta più sbagliata l'ha data Ludomaker, che mi ricorda che probabilmente il vero GOTY 2022 deve ancora uscire. Dateci Palward e nessuno si farà del male, a parte i Pal, ovviamente. Ma bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non sono Elden Ring. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima perché parleremo della demo e anche delle anteprime di Kirby e la Terra Perduta, del successo incontrastato di Elden Ring, ma anche di quello che probabilmente sarà il più grande flop del 2022, e siamo solo a marzo. Prima di iniziare però vi invito ad attivare la vostra abilità di poromorfosi e a mettervi in cammino verso la conquista non violenta di internet.com. L'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi anche in live sul sito Viola. Avete capito quale, no? Dai che siamo sempre di più. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ho detto tutto. Iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo. Sono mesi che mi chiedevate notizie a riguardo e finalmente abbiamo un aggiornamento ufficiale sul remake di The House of the Dead. Il rifacimento dello storico light gun shooter di Sega ha una data di uscita. Il 7 aprile potremo provare con mano il tentativo da parte di Forever Entertainment di riportare in vita il brand. Il team non è certo dei più brillanti, sono gli autori del remake di Panzer Dragoon, ma hanno anche le mani in pasta un po' ovunque e stanno lavorando anche alla riproposizione dei primi due Front Mission. Dita incrociate per House of the Dead e se ne riparla ad aprile. Spazio alle recensioni, ora anche la critica occidentale ha espresso il suo parere su Triangle Strategy, promuovendo la nuova produzione del team Asano con voti piuttosto alti. Io ho ricevuto la Tacticians Limited Edition, ma l'unboxing lo farò solo la prossima settimana. Voi invece lo avete recuperato? Stesso destino però per Chocobo Racing, che ha raccolto pareri entusiastici da parte della critica che lo ha descritto come una valida alternativa a Mario Kart, nonostante la discutibile scelta di fare affidamento su un Season Pass. Insomma, per ora marzo non delude e i titoli più attesi si sono rivelati tutti quanti all'altezza delle aspettative. Speriamo che questo trend positivo continui fino a dicembre. Solitamente non tratto questi argomenti perché questo rimane fondamentalmente un canale di intrattenimento e non di approfondimento politico, ma il TG Poro è anche un TG, lo dice il nome stesso, e visto che cerco di dare una visuale sempre più ampia possibile sul mercato videoludico e le sue evoluzioni, sento il dovere di riportare come l'industria dei videogiochi si stia muovendo nei confronti della guerra scoppiata in Ucraina. Proprio come tutto il mondo occidentale ha condannato l'invasione militare russa, anche alcune delle realtà più importanti del settore si stanno schierando a favore della popolazione ucraina. EA ha rimosso da FIFA 22 e NHL tutti i club russi e anche le nazionali. CD Projekt Red ha cessato la distribuzione dei suoi titoli in Russia e Bielorussia e ora anche The Pokémon Company ha dichiarato pubblicamente di aver donato $200,000 in aiuti umanitari. E proprio in questi minuti è arrivata la conferma che Microsoft ha ritirato tutti i suoi prodotti dal suolo russo. Questi sono solo gli esempi più eclatanti e vi sembreranno piccoli gesti, ma in realtà sono convinto che la differenza la si faccia partendo da prese di posizioni nette, per quanto insignificanti possano sembrare. Quindi scegliete i giusti canali e informatevi il più possibile. I videogiochi sono sì un'evasione dalla realtà, ma non si può neanche ignorare il mondo esterno, soprattutto in un periodo di crisi del genere. E ora andiamo avanti, verso un futuro non violento. E quale modo migliore di allontanarci da uno scenario così brutale se non quello di tornare a parlare di Kirby e la Terra Perduta? Ieri Nintendo ha pubblicato la prima demo del gioco, noi l'abbiamo provata in live e porca miseria se il gioco sembra promettere bene, e c'è molto da dire a riguardo. Premetto col dire che non sono un grande fan di Kirby, anzi, ho giocato pochi titoli del brand e sebbene Planet Robobot mi abbia intrattenuto parecchio, questa non è di certo la prima serie che mi viene in mente se devo pensare a The Platform Nintendo. Il reveal trailer avvenuto lo scorso anno poi mi aveva lasciato abbastanza freddino. Kirby e la Terra Perduta si presentava in una fase di lavorazione ancora preliminare e non era chiaro quali fossero le ambizioni del team di sviluppo che tra l'altro per la prima volta
si stava imbarcando in una sfida non da poco, il primo platform del brand completamente in 3D. Se i seguenti trailer hanno trasformato i legittimi dubbi in moderato entusiasmo, questa demo mi ha fatto innamorare di Kirby e la Terra Perduta. Come intravisto nel secondo e terzo trailer, fortunatamente non ci troviamo di fronte a una struttura open world, ma a una suddivisione in livelli a telecamera fissa che ricorda tantissimo l'impostazione di Super Mario 3D World. I livelli, almeno i tre disponibili, sono più lineari ma offrono comunque una struttura missioni e dei collezionabili che garantiscono una potenziale buona rigiocabilità. Feature che andrà poi approfondita una volta scoperto l'hub centrale di gioco e anche la meccanica di potenziamento delle trasformazioni. La boccomorfosi è un'abilità contestuale che non garantisce la stessa libertà di utilizzo dell'assorbimento del moveset dei nemici, ma che risulta comunque molto divertente. Lo si capiva dal primo trailer della boccomorfosi, ma ora ne abbiamo la conferma. Grazie all'art style coloratissimo e a delle animazioni perfette, controllare Kirby è semplice, fluido e reattivo, caratteristiche che sono la base di ogni platform che si rispetti. Non ci troviamo di fronte a un platform che reinventerà il genere, e la demo mette in mostra anche degli evidenti limiti, tra cui una difficoltà tarata verso il basso e un sound design molto scarno, ma nel suo piccolo questo Kirby e la Terra Perduta è esattamente quello che voglio in un videogioco in questo periodo ed esorto tutti quanti a provare la demo. E forse questo è il punto più importante. Ben vengano demo del genere settimane prima dell'uscita ufficiale del gioco. Dovrebbero essere uno standard dell'industria e sono fondamentali per capire le potenzialità di un titolo, ma soprattutto se vale la pena o meno investirci sopra i propri soldi. Per me, poracci, Kirby è promosso a pieni voti, anche le anteprime parlano chiaro. Voi invece cosa ne pensate del primo platform in 3D della palla rosa? Come dice il proverbio, un colpo al Kirby e uno all'Elden Ring. Mi sembra. Perché è obbligatorio, necessario, bisogna assolutamente parlare del titolo del momento. Esagerazioni a parte, ormai stiamo seguendo passo dopo passo la scalata al successo della produzione From Software. E ora che abbiamo anche i dati sulle vendite digitali, il quadro complessivo è chiaro. Ci troviamo di fronte a un successo che negli anni a venire influenzerà in modo netto il mercato videoludico. Dove eravamo rimasti? Beh, che Elden Ring fosse un successo lo avevamo già capito. Soprattutto all'interno del genere dei Souls-like, era evidente che Elden Ring era destinato ad asfaltare in termini di vendite i suoi illustri predecessori. Ora però, con i dati sulle vendite digitali nel Regno Unito, lo scenario si fa ancora più impressionante. Combinando infatti questi numeri con le copie fisiche vendute, secondo quanto riportato da GameIndustry.biz, Elden Ring ha venduto il doppio di Horizon Forbidden West ed ha oscurato il successo di lanci importanti come quello di Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla. Se escludiamo FIFA o Call of Duty, che generano numeri proprio su altri ordini di grandezza rispetto al resto dell'industria, quello di Elden Ring è l'esordio migliore mai registrato da un gioco nel Regno Unito sin dai tempi di Red Dead Redemption 2 nel 2018. Ma ancora, il titolo From Software ci dà un'idea di quanto si stia trasformando il mercato negli ultimi anni. Oltre il 68% delle vendite complessive di Elden Ring sono state digitali. Il fisico ormai ha un ruolo sempre più marginale. Su Xbox solo il 15% delle copie vendute erano fisiche, mentre su PC il 27%. Insomma, che vi piaccia o no, dopo la decade degli open world, questo sarà il decennio dei Souls-like open world. E Elden Ring è un titolo con cui tantissime produzioni future dovranno confrontarsi, sia in termini di game design che di performance commerciali. Voi poracci cosa ne pensate? Ma fermi tutti, è troppo facile parlare del successo di Elden Ring, GOTY già annunciato e campione di incassi. La vera sfida è riuscire a capire cosa sia successo con Babylon's Fall, quello che probabilmente verrà ricordato come uno dei flop più clamorosi degli ultimi anni. Che il progetto sviluppato da Platinum Games e pubblicato da Square Enix avesse avuto degli intoppi durante la produzione ormai era palese. Era anche chiaro che ci stavamo avvicinando a un bel buco nell'acqua quando sia le anteprime della critica che i beta tester avevano parlato con zero entusiasmo del titolo, ma mai, ripeto mai, mi sarei aspettato un tra
tracollo del genere. Babylon's Fall è uscito ieri, ma è come se non se ne fosse accorto nessuno. Ieri il gioco ha registrato su Steam un picco di giocatori contemporanei di solo 650 utenti e oggi, dove la pubblicità negativa ha probabilmente destato l'attenzione dei più curiosi, questo numero si è quasi raddoppiato, rimanendo però confinato a meno di 1200 giocatori simultanei. Poracci, sono numeri imbarazzanti per una produzione di medio budget che anche su Twitch sta passando completamente inosservata. Qualche giorno fa Square ha dichiarato che Marvel's Guardians of the Galaxy è stato ritenuto un fallimento in quanto non ha raggiunto le aspettative di vendita. Beh, quel gioco ha avuto un picco di 28.000 giocatori, mentre un'altra produzione Square, Outriders, ha raggiunto i 125.000. E intanto Elden Ring e Lost Ark viaggiano sopra gli 800.000. Chi lo avrebbe mai detto? Un risultato disastroso per Babylon's Fall, un vero peccato perché sono straaffezionato a Platinum Games, ma è evidentemente andato storto qualcosa durante lo sviluppo del gioco e anche della sua promozione. Però poi, titoli così sfortunati e schifati dal grande pubblico, mi sento quasi in dovere di provarli. Datemi un buon motivo per non provare Babylon's Fall. Solo risposte sbagliate. E questo Poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nei commenti, per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì per un nuovo video. Voi, mi raccomando, questo weekend fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Kirby, Michele Babylons, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Prima di iniziare però, come al solito, vi invito ad attivare la vostra abilità di poromorfosi e